restrizione di liquidità e non una restrizione che darebbe effetti esattamente contrari a quelli che, per cui noi ci muoviamo. Aveva e forse poteva essere trattata prima ancora che iniziasse la crisi del 2008, perché è vero che hanno il vincolo del patto di stabilità, ma è pur vero che per far funzionare un comune, per tenere aperto una scuola, per tenere aperto una qualunque servizio pubblico, nessun sì. Questa mancanza di pagamento delle pubbliche amministrazioni riduce del 18%. Non è possibile, plausibile ogni azione di governo. Su una prima auspicata accelerazione sulle tante cose da fare, Presidente, in modo che le tante troppe emergenze possano in qualche modo trovare attenzione e risoluzione. Le però dichiarazioni di voto le sono state già fatte, quindi... Presidente, ho chiesto non una dichiarazione di voto, ma ad aggiungere la mia firma. E questo lo può fare, certamente. E questo sto facendo, la ringrazio, Presidente. Grazie. Allora, nel testo emendato, prego, chi approva alzi la mano. Caro Ministro. La risoluzione è approvata. A mio modo di vedere all'unanimità, come mi dicono i segretari. Grazie. Grazie. Un po' di casino. Allora, ha chiesto di intervenire il senatore Tocci. Si approva per alzata di mano. Posso dire che l'emendamento, prego, è approvato? Abbia adesso le condizioni.